Ciao a tutti amici di EveryEye, qui è Felice e ci ritroviamo con la nostra rubrica Happy Gamer. Oggi siamo su un gioco a me particolarmente caro, ovvero League of Legends. È un gioco con il quale trascorro maggior parte del mio tempo videoludico, anche se l'ho scoperto solo da un annetto. Sono qui oggi per farvi vedere un match nella modalità ARAM. Per chi di voi non lo sapesse, la modalità ARAM è un 5 contro 5 con squadra blu contro squadra viola, che si svolge però su una sola lane, quindi su una sola corsia, nel nostro caso è un ponte. Le regole principali sono ovviamente vince la squadra che distrugge per prima il nexus avversario, passate le torri e l'inibitore, e si può ritornare in base solamente morendo, quindi fare acquisti solamente dopo essere stati uccisi. La selezione del campione da utilizzare nell'ARAM è casuale. Tra i campioni che fanno parte della vostra rosa ne viene scelto uno, ma è casuale. A me è capitato Syndra. È un champion che utilizzo ogni tanto, quindi mi fa piacere comunque usarlo in questa partita. Facciamo uno start classico di mana regen. Partirò col calice per seguire l'Empio Graal. Quindi partiamo con il calice e il tomo. Poi potenzieremo e andremo al calice. E il restante qui compriamo una pozza di salute, giusto per non buttare via quei soldi rimasti. Syndra è una pick carry, quindi principalmente si concentra sul danno magico. E le sue skill sono basate sul controllo appunto di queste sfere, nel nostro caso luminose per la skin, se no solitamente sono avvolte da una luce oscura, ecco. Contro abbiamo, come vedete, un team prevalentemente AP, a parte questa Ashe in mezzo. Ci creeranno problemi alcuni personaggi, tipo le bombe di Zilean, i funghetti di Teemo dopo il 6, lo spam di skill di Ryze. Vediamo se riusciamo insomma a far qualcosa. Lulu aggressiva. Già lanciata proprio. Wow, i danni. Abbiamo già dovuto usare flash. Non mi aspettavo Ah, ma giustamente vedo che metà dei miei compagni di squadra. Uno è sotto torre, non si muove, l'altro non c'era. Ecco perché la situazione è stata così, diciamo, ha avuto un impatto così negativo inizialmente. Di farmare qualche minion. Syndra è sicuramente un champion da late game. Inizialmente non fa grandissimi danni, ma fatti alcuni oggetti chiave, come vedremo in seguito, diventa davvero un champion molto forte. Vedete, si gioca tutto sulla velocità di combo. In questo momento la Q è la nostra fonte primaria di danno e lo sarà anche per tutta la partita. Carina la skin di Lulu. Guardatela. Vai così. Oh, colpo di torre. Per la mappa sono posti anche dei medipack che possiamo appunto utilizzare per ripristinare parte della nostra salute o del mana. Maxiamo ovviamente la Q. Ok, presa. Oppa! Mi piace molto Syndra perché davvero si concentra tantissimo sulla velocità di spell. Un champion molto dinamico ma anche difficile da usare per certi versi. Ed è molto molto squishy, prende davvero tantissimo danno. Potete vedere dall'altra parte la skin di San Valentino di Ashe. Dobbiamo stare attenti a Zilean. Con le sue bombette parecchio problematico. Vedete, consumiamo molto mana. Ed è il motivo per quale ho equipaggiato questo Clarity. Oppa, su Ashe. Aia, 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 via, via, via. Ah, ok. Fatemi sapere poi nei commenti se anche voi giocate a League of Legends. Oh, poca vita, 25 HP. Ah, morto. Se giocate anche voi a League of Legends, come siete classificati? Io nella Season 3 ero arrivato a Gold, nella pre-season a Platino 5, adesso in questa Season 4 sono Platino 3, puntiamo al diamante, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare, ecco.
Vediamo un po'. Ci manca poco per il calice, però per ora restiamo un po' defilati. Ho comprato l'oggetto per completare il calice, gli stivali della velocità che poi upgraderemo in quelli di penetrazione magica e 5 pozze perché essendo squishy è sempre meglio avere delle pozze pronte. Forza, non so perché stiamo focussando Shogath, che è il tank, ma... Dai, 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 dai. Ok, perfetto. In Aram non è tanto importante chi di noi fa le kill, perché ci sono talmente tanti assist, attento a Lulu. Mentre tanti assist che alla fine ci guadagniamo sempre un po' tutti. Pam, avete visto che era... Abbiamo la ulti, ragazzi, la ulti di Syndra è tanta roba. Davvero tanta tanta roba. Siamo un po' congestionati. Ok, perfetto. Praticamente diamo un bel good job. Doveva focussare Teemo. Non... E che Jarvan stia un po' laggando. Lo vedo muoversi un po'. Vai Kayle. No, no, però non su Shogath. Aia, aia i danni. Abbiamo preso tanti danni. Ma attenti. Ok. Vedete, Syndra, dopo che prende un po' il volo, diciamo, fa davvero tanti danni. Ancora non vedete il suo vero potenziale. Vai via. La E possiamo utilizzarla anche per allontanare un po' i nemici, vedete. Può essere utile comunque. Magari qualcuno di voi non gioca tanto Syndra. Pam. Molto carina questa skin di Syndra. L'ha regalata un mio amico a Natale. Proprio carina. L'importante è cercare di non farsi stunnare con Syndra perché è davvero tanto squishy. Oppa, scappiamo, 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 scappiamo. Via. Vorrei tanto un Medipack, grazie. No, 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 no. Ok. Oddio, ragazzi, abbiamo 10 HP. 10 HP, ragazzi. Dopo questa epic combo che abbiamo fatto. Avete visto come l'abbiamo buttato via? Mana non ci manca, per ora. Anche perché abbiamo il calice. Oddio, prendiamo questo medikit, ma non ci servirà molto. Non penso che dureremo ancora molto in lane. Perché abbiamo 2300 gold da spendere. Oddio. Questo vuole provare a killarmi utilizzando le bombe da lontano. Farm. Che abbiamo potenziato al massimo la Q. Come vedete la passiva di Syndra dice che ogni volta che potenziamo al massimo una skill guadagna dei danni bonus. Comunque... Ah, siamo morti. Vabbè, va bene, va bene. Allora, finiamo il calice, così non avremo più problemi di mana. Facciamo gli stivaletti di Magic Pen. E con questi iniziamo la build per il Rabadon, vedete? Questa. Facciamo questo, poi compreremo due pozzette di vita. Ce le abbiamo. Oh, ragazzi, guardate lì quante belle kill che ci sono. Abbiamo anche la ulti, ragazzi. No, 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 perché? Perché? Perché i server della Riot ci odiano in questo modo? Perché? Perché?
Perché? Ti prego, riconnettiti. Ti supplico. Ti supplico. Ti prego. Ti supplico. Riconnettiti. Riconnettiti, ti prego. Ti prego, sì. Ok, siamo tornati in base, quindi siamo ancora vivi. Guardate, ma ogni tanto tra i server della Riot, che chi di voi gioca a LOL lo sa, tra a volte la connessione comunque che fa un po' quello che è. Le volte capitano questi imprevisti. Dai, andiamo, il nostro team ha bisogno di noi. Il team ha bisogno di noi. Forza, il team ha bisogno di noi. Il team ha bisogno di noi. Abbiamo fatto una valanga di kill, ragazzi. Abbiamo fatto una valanga di kill. Questo potere è tutto mio. Oh, oddio. Al pelo. Ma sto giocando da solo? C'è qualcuno? Di sicuro non c'è più la loro Ashe. Questa è una certezza. No, 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 sta focussando me la torre. Oh, ok. Mi piace troppo Syndra, ragazzi. Se avete qualche consiglio da chiedermi su Syndra, o magari se volete vedere un gameplay con qualche champion in particolare. Avete visto? Avete visto come l'ho beccato? Voi ditemi se non è skill questa. Mettiamo giù la torre, dai, ragazzi. Giù la torre, giù. Ok, giù, 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 giù. Perfetto. Dicevo, se volete magari vedere qualche normal su LOL dove utilizzo un campione in particolare, magari se siete curiosi di sapere un po' come buildarlo, come qualsiasi cosa, chiedete. No, ragazzi, la ulti di Nuno è stata un po' a caso. Peccato, ci ha beccato quella Q di Shogat. È stata fatale. È stata fatale. Allora, il nostro Rabadon come procede? Abbiamo un bastone colossale. Ci refugliamo di pozze. E compriamo un elisir della lucidità che ci aumenta temporaneamente la P e la cooldown reduction. Molto utile per le nostre spell. Ragazzi, però i miei compagni devono darsi un attimo una svegliata. Questa 0-5, 1-5. Se no non riesco, non riusciamo a vincere. Devono darsi un po' una mossa, ecco, per dirla così. Attiviamo il nostro elisir che ci ha dato un bel 50 e passa di AP. Io adesso non ho guardato precisamente quanto. Dai, ragazzi. Stiamo facendo 10-3. Molto buono, molto buono. Ok. Yeah. No, no, lontana da me. Lulu, lontana da me. Ok. Dai, buttiamo giù l'inhibitor. Se becco un funghetto è la fine. Ok. Prendiamo questa. Dai, ok. Vai, Kayle. Preso. Ragazzi, è un po' in forse sta partita. Io sono molto molto fiddato, però una partita non si vince così da solo, quindi... Ok. Dai, dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Andiamo, 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 andiamo.
Giù l'inhibitor. Giù Rise. Giù, giù tutto. Dai, 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 dai. Giù la torre, giù la torre, giù la torre. Uh, 29-29. 16-3. Focussano assolutamente me, perché sono più fiddato, quello che fa più danno. Sperando che la linea e la Riot non si disconnettano. Non arrivando... Jarvan, mi serve Jarvan, la ulti di Jarvan. Ce l'ho fatta a salvarti, mi spiace. Ho fatto il possibile, ma... Aia, aia, aia. Come vedete, hanno provato a focussare me, ma fortunatamente i miei compagni mi hanno dato una mano. Quindi GG ai compagni che mi hanno salvato. Ragazzi, ragazzi, ah, ah, questa, questa? No. No, 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 no. Aiuto, Kayle, 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 Kayle. Kayle, potevi curarmi però, eh. O darmi la tua ulti. No, la ulti non ce l'aveva. Allora, ci facciamo un Rabadon. E ci facciamo... un indeciso tra il bastone del vuoto o farci gli Andri. Che dite? Questo ci dà anche un po' di salute. Però sinceramente... Bastone del vuoto facciamo proprio tanto danno. Dai, andiamo per il bastone del vuoto. Ok. Pozze e elisir della lucidità. Direi che siamo messi bene. 441 di AP. Potenziate al massimo sia la Q che la W. C'ho 7-4. Qua come va? Dai ragazzi, arrivo io. Arriva, arriva il vostro fade, dai. Dai Kayle. Bella Kayle. Brava, così, così mi piace. No. Forza, dobbiamo metterli all'angolo e pushare. Loro vogliono me. Vogliono me perché... sono quello che fa più danno. Vogliono me, vogliono me. Addirittura l'ulti ha usato Ashe per me. Addirittura la ulti. Ci manca poco. Costa 1000 finire il bastone del vuoto. Però mannaggia. Mannaggia. Svendiamo tutte le pozze. Dai, direi che potrebbe valerne la pena. Voi che dite? Al massimo usiamo i medipack. Però il bastone del vuoto, soprattutto su Shogat, farà la differenza. Dai. Si è buildato Magic Res, vero Shogat? Oddio, ma... è full AP Shogat. Vabbè, però quel bastone del vuoto, fidatevi che si sentirà. Dai, dai, dai. Forza, team. Dai, arrivo, arrivo. Vabbè, però, datemi una mano. Non ce l'ha. Datemela una mano. Please. Forza, forza, dobbiamo solo riuscire a fare... Non ingaggiate così senza di me.
Dobbiamo riuscire a fargli fuori e dare una bella pushata, decisa. Ah, dai, Lulu, la mia kill. Lulu, ho Rampage qua. Dai che è la volta buona. Andiamo, usciamo sti minion. Dai che buttiamo giù tutto. Forza, forza. Dai, 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 dai. Ok, dai, dai, dai. Dai, dai, dai. L'altra che ha meno vita. Quella proprio in faccia se l'è presa. Dai, dai, ragazzi, dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Torre. Dai. Ah, mi ha ultato Shogat. Vabbè, stanno rinascendo gli altri due. Forza, forza. Allora, cosa ci facciamo? Facciamo, andiamo per il relay. Ci dà un po' più di di vita, di resistenza qua. Ok, così. Vabbè. Per forza, rinvigoriamo l'Elisir. Dai ragazzi, dai, 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 dai. Bravo, già. Ah, quello. Ah. Dai. Diciamo che io faccio un danno improponibile. Aia, però ste freccette di Ashe qua, questi cuoricini, ragazzi, sono fastidiosi. Ok, andiamo. Dai ragazzi, dai, dai, dai. Perfetto, GG. GG ragazzi. L'abbiamo carryata poco, eh. Abbiamo carryata poco. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Io adoro giocare a League of Legends. Se volete farvi una partita con me, oppure volete consigliarmi un champion da usare per un prossimo video, chiedermi magari una guida, qualcosa, qualche consiglio, chiedetemi pure. Eventualmente, se avete qualche domanda, scrivetemi via mail, chiedetemela, ve la do senza problemi, la mail. La e bestia. Niente, ci sentiamo e ci vediamo al prossimo video. Bye bye amici.